Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Spellcaster University. Lo avevo già da parecchio tempo e di recente me l'avete consigliato anche voi. Il gioco è uscito il 15 di giugno in 1.0. Dai tempi in cui l'avevo ricevuto era ancora in Early Access. Purtroppo il gioco non è in italiano. Ci sono una serie di lingue, poi magari un domani arriverà, ma io non ci spero mai. È un gioco basato sull'amministrazione di una scuola di magia. Potremmo essere dei provetti Silente o Dumbledore, come preferite pronunciarlo, chiamarlo. Ed è un gioco basato sul deck building, quindi la costruzione, diciamo, dei mazzi di carte. Si può iniziare in due modalità, il quick play e il new campaign. Lo iniziamo con il new campaign, così ci giochiamo anche il tutorial, lo giochiamo a livello mago, perché c'è novizio, accolito, mago, diciamo stregone, insomma, mago e arcimago. Non ci sono regole. Ci sono dei modificatori, diciamo, che cambiano le carte in tavola. E quello che pretendono gli sviluppatori è che questo gioco sia diverso a ogni partita. La nostra, la Indie Wars. Indie. Allora. Indie Wars, non so se si scrive così, Hogwarts, vabbè, vediamo un attimo da quelli, così, no dai, no, no, ma men che meno, no, no, facciamolo così, va, dai, inizia, va. Allora, ci sono tre location nella mappa: il lago, un viaggio più lungo per la scuola, opportunità speciali con le creature del lago. C'è una struttura più limitata, diciamo un territorio più limitato dove costruire il villaggio, la media degli studenti più ricca, il menestrello locale potrebbe causare problemi, c'è un'area edificabile ampia, la foresta invece. Nuovi studenti sono media più poveri di ogni altro posto. Più studenti sono lupi mannari. No, no, facciamo al lago, dai. E qua il tutorial ci dice che dovremmo provvedere a riposare, divertire e alimentare, diciamo, gli studenti. Buongiorno, il mio nome è Arcimago Postumus. Sono uno dei capi insegnante. Ma devo mollare il mio ruolo per ovvie ragioni. Dopo che il Lord del Male ha attaccato per l'ultima volta. Va bene, let's start the tutorial. In basso ci sono le carte. Con queste carte puoi costruire e customizzare la tua scuola, l'equipaggiamento degli studenti, creare nuove case. Per giocare una carta, selezionala e muovila nella play area. Qua abbiamo una nuova casa, una nuova casa. Io la prendo. Allora. Ah, ok, sì, capito, capito. Quando piazzi una carta di costruzione, il punto di accesso è mostrato in basso a sinistra. Ok. Va bene, va bene, va bene. Ho capito, capito, capito. Item di aggiornamento possono essere posizionati nella stanza nel loro slot corrispondente. Il simbolo in basso a sinistra della carta. Ok. Puoi pescare da 6 differenti mazzi per ottenere nuove carte. Quando tu peschi, scegli una dei tre carte. Più peschi dallo stesso mazzo, più costosa sarà la carta che arriverà. Ah, ok, interessante. Ci costa anche una valuta diversa ogni volta. Va bene. Lo standard deck contiene principalmente carte utili, come refettori, dormitori, classi base. Queste carte sono acquistate con l'oro che tu guadagni, per esempio, quando gli studenti usano il refettorio, okay, e pagano la retta, diciamo, della scuola.
Ci sono cinque scuole magiche: la naturale, la luce, l'ombra, l'arcana e l'alchimia. Ogni mazzo è fatto di una di queste scuole specifiche. Ah, ok. Costa mana. Il mana è creato dagli studenti quando loro studiano il loro tipo di quel tipo di magia. Ah, ok. Qui puoi cambiare la velocità del gioco, va bene, puoi attivare dei filtri per visualizzare meglio la scuola. Ok, qua gli eventi appariranno qui, clicca su di loro per aprirli. Automaticamente aprirà un indicatore. Allora, vediamo un po'. Ah, ok. Capiteranno quando il contatore, diciamo, l'indicatore raggiungerà il massimo. Va bene. Puoi anche contattare la local map. E questo invece è un altro libro. Figo questa cosa qua dei libri. E questo è l'ufficio del capo. Ti dà accesso alle regole della scuola che puoi modificare. Da qui puoi anche vedere la lista degli studenti che sono già stati promossi. Ogni studente è dato un futuro in base al loro curriculum e in base al loro livello. Migliore è il loro allenamento nella magia, più prestigioso il loro futuro sarà e il miglior bonus verranno donati alla scuola. Perfetto. Qui sono le statistiche della tua scuola. Questo menu prevede distribuire gli studenti alle case e decidere le priorità dei loro studenti. E questo invece è il prestigio, l'impatto sugli studenti che vogliono iscriversi, insomma. Alcuni artefatti creeranno ingredienti. Combinare tre di questi in un calderone, che è questo qua sotto, nel menu del calderone, creerà una pozione che ti darà un bonus immediato quando giocato. Ok, questo invece. Alcuni eventi ti daranno degli obiettivi. Soddisfandoli, guadagnerai premi alla fine dello stage, come libri incantesimi che ti daranno bonus alla campagna. Ok. Non finisce più qua. Allora, questa è la timeline del Lord del Male, colui che non deve essere nominato, insomma, che ti permetterà di vedere quanto rimane al suo arrivo. Quando si completa, un non morto, un'armata non morta, arriverà e distruggerà la scuola magica. A questo punto hai solo un'opzione. Fuggire e costruire una nuova scuola da qualche altra parte. La comunità. Ah, ok. Allora, l'isola nel me in mezzo del lago sarà perfetta per una costruzione di una università magica. Ci riparerà dalle forze del male. Questa università sarà magnifica. C'è un lungo percorso per il villaggio, dovresti essere sicuro che ci sia tutto quello che serve nell'università, perché è un po' fuori mano, insomma. Questo lago è un antico sede di potere, insomma, lo farà perfettamente. Ho organizzato tutto, l'università sarà straordinaria, questo posto è così armonioso. Qua ci dà delle cose diverse. Io sarei più per questo, che ci pesca una carta dalla Shadow. Ah, pesca la carta Shadow Room e la Light Room, quindi la sala delle ombre e la sala della luce. Questo ci dà 200 gold, nuove case, ci pesca. E questo invece ci dà 500 di mana arcano e 500 di alchimia, mana di alchemy, insomma. Rispondo questo. E ci dà la carta, ok. Ok, si può cominciare. Vediamo un attimo di capirci. Io trascino la casa. Ah, ok, ci fa creare il colore della casa. No, beh, ma questo chi se ne frega, insomma, va bene così, dai. Possiamo proibire o dare priorità o permettere tutte le scuole di magia, quindi natura, luce, arcana, ombra e alchimia. La feature della nostra prima casa, Child of Nature. Ah, gourmet. Ah, possiamo sceglierne uno. Praticamente questo ci permette di imparare la magia naturale il 25% più velocemente. Il gourmet ci permette il 30% di, diciamo, di consumo di cibo.
E questo è Alchemy Apprentice e ci fa imparare l'alchimia. No, io lo metto così. La seconda feature invece possiamo scegliere tra bella, popolare e indistruttibile. Bella ci dice perde me molta meno sanità quando insulta. Ah, questo personaggio che abiterà qui perderà molta meno sanità quando insultato perché è bello e allora non gli interessa. Popolare, doppio prestigio guadagnato o perso alla fine dei suoi studi. E indistruttibile riduce la perdita della vita del 20%. Possiamo dare anche un nome alla casa. Ah, ma vuoi vedere che intende una casa? Boh. Le casate un po' alla Harry Potter, quindi. Eh sì, figo. Allora, facciamo una casa che permette di studiare. Dividiamole in due cose: natura, luce, shadow, arcana. Facciamo una cosa, diciamo, un po' più bella. Quindi gli diamo degli uniformi belle bianche, così. E gli mettiamo magari un colore un po' più chiaro, insomma, una roba un po' così. Anzi, magari glielo mettiamo anche verde. Così si capisce che è luce, natura e alchimia. E questa è la prima casa, la casa dei Gryffondor, no, dei grifoni ingrifati, un po' fitti così, conferma e firmo. Ok, abbiamo la casa, ce l'ha messa o no? Questo con spazio mettiamo in pausa. Abbiamo creato una casa, ma non. Questa era l'isola e cerchiamo di capirci qualcosa. Allora, la tua università, l'entrata della tua università serve. Non serve a niente se non fai entrare i tuoi studenti. Va bene, qua abbiamo il movimento veloce. Va bene, mi piace molto. Gioco un'altra new house. Questa la chiamiamo. I serpenti, i serpenti rossi, dove non studieranno nulla di tutto questo, ma studieranno quelle discipline un po' più arcane, un po' più così. Li mettiamo rossi, tutti rossi, con un ancora in mezzo, va bene. La feature è comical, no, gourmet e ambiziosi. Ambiziosi hanno più chance di ottenere più benefici dopo il loro curriculum, va bene. E sono così. Ok, firmo. Poi abbiamo altre carte, vediamo un po'. Nuovi studenti, Students Hall. Permette a 5 studenti di ridurre. Ma io voglio capire cos'è. Il re manda i suoi riconoscimenti. Ah, una nuova scuola. Che bello, è così grande, vorremmo aiutare, ma sono un generoso corretto, che cosa hai bisogno? Abbiamo bisogno di fondi, vediamo un po' se poi aumentano i fondi, sì, ce n'è dato 700, perfetto, questo che evento è? Ok, 5 studenti, questo è uno studente, il Tarion Glass Castle. Non ha fame, non ha stanchezza, non ha noia. Anno 1. Ah, posso mandarlo Grifondoro. Poi, Benedict, questa qui è allergica ai crostacei. Impara. No, allora questo i serpenti rossi. Oriold invece non ha nulla, è povero. Non si sa se sia cattivo, lo mandiamo ai grifoni. Questo è dirigente ambizioso e shifty. No, questo lo mandiamo ai serpenti rossi. Abbiamo anche la classe generale. E questo lo mandiamo. Si può vedere qua. Ha le sue abilità. Guardate che belle. Queste sono divise per le varie classi, credo. Perché qua ci sono naturale, quindi c'è magia be di be bestia, erbalismo,
druidismo, l'eroismo, magia sacra, retribution, elementalismo, portali magici, magia temporale, demonologia, necromanzia, assassinio, rune, pozioni, incantamento. Figo! Tu vai qua, nella classe, ok. Diamo un'occhiata adesso, possiamo fare il dormitorio. Ah, qua ce lo fa fare. Ok, il dormitorio. 5 letti, abbiamo 5 studenti, quindi 5... Va bene, dai, c'è tempo, va avanti. Abbiamo nuovi studenti anche. Abbiamo... ci costa... ah no, niente. Qua abbiamo... ok, questa carta, per esempio, la Students Hall, per divertirsi, insomma, la piazziamo. No, me la fa mettere, perché no? Perché non ci sta? Sopra, la mettiamo qua. Ok, ci diceva che potevamo potenziarla con eventualmente altre cose. Stiamo spendendo un po' di soldi, ma non vedo gli studenti. Allora, la Gilda degli Avventurieri manda i suoi riconoscimenti. Abbiamo trovato una finestra... un momento, insomma, tra due massacri di troll per venire a dire ciao. L'apertura di una nuova scuola magica è sempre una buona notizia per la Gilda degli Avventurieri. Che tipo di magia insegni? I maghi... sì, vi daranno un aiuto per il vostro prossimo raid. Posso scegliere il cappello magico? Ah, posso... Weapon and Shield. I personaggi attivi in questa stanza aumenteranno la loro potenza. Questo è un dojo di elementalismo. Aumenteranno la... boh, io prendo questo. Me la da lì. È abbastanza confusionaria la cosa, devo dire, al momento. Qua c'è qualcosa. Cioè, ci sono tutti gli eventi. Eccoli che arrivano. Sono arrivati finalmente. No, finalmente è quello che mancava. Arrivano gli studenti. È un gioco che non si può approfondire sicuramente in un video, però è figo. Perché queste cose qui poi le possiamo andare a mettere. Una classe che permette di imparare velocemente le skill di elementalismo. Ah, ok. Light Room. Questa stanza della luce. Cavoli, mannaggia, dovrei... allora... abbiamo scoperto un'entrata segreta che porta agli antichi archivi di Re Boctolon IV. Siamo un pochino spaventati ad andare lì, ma forse potresti aiutarci a esplorare. Un dungeon amministrativo, no grazie. Ok, organizzo subito una spedizione. Ma figo questo. Non li ho nominati, cioè non li ho identificati, però... ah, qua devo prendere nuova gente. Heavy Sleeper, no, bocciato. Allergico, vai lì. Arcane Scholar, vai ai Serpenti Rossi. Questo è un chiacchierone. Vai lì, ok. Vediamo, possiamo pescare una carta spendendo 100 punti luce, ma al momento non abbiamo classi, quindi piazziamo una classe della luce. Scegli uno dei due applicanti per la posizione di insegnante della luce. Allora, abbiamo anche i nostri insegnanti. Poi adesso andiamo a vedere il menu, così cerchiamo di capirci qualcosa. Però vi dico subito che sembra molto interessante. Ovviamente adesso dobbiamo andare veloci perché siamo in video, però... sono entrambi sotto la protezione della re, demoralizzato e procrastinatore. No, io gli do l'incarico a questa. Select the teacher. Non l'ho scelta? Sì, è lei, lei. Allora, cliccando qua, vedete che mi dice: questa classe permette agli studenti di imparare lentamente e migliorare la loro luce. Mi serve perché sto accumulando già punti luce, quindi vediamo. Voglio vedere un attimo qui. Allora, qua vedete le classi e gli studenti. Qua abbiamo gli studenti con la loro divisa, con le loro facce, un po' alla South Park, devo dire. Poi abbiamo le statistiche con le stanze, gli studenti, gli artefatti, insomma tutto quello che abbiamo fatto finora.
Ah, momento però. C'era anche qua sotto. Ah, qua gli obiettivi e l'equipaggiamento. Perché qua poi si può sfogliare e vedere tutto. Ah, ok, molto interessante. La local map. Quindi abbiamo Indie Worlds. E poi abbiamo il bastione Royal. Posso contattare una fazione. Il campo degli orchi. Il monastero dell'Inquisizione. Voglio contattare. Incontro all'Inquisizione. Benvenuto, miscredente. Non sei così impegnato da fare malefici o risvegliare i morti? Voglio solo migliorare me stesso. Ah, qua posso portargli artefatti eretici presi dalle forze del male. No, voglio migliorare me stesso. Niente. Allora, poi qua c'era il Lead Teacher Office. Questo è il nostro ufficio con questo. Con le regole. Quindi. Vediamo subito. Qua si può decidere se fare donne, solo uomini. Disciplina stretta, normale, insomma, o povera. Povera nel senso che non c'è disciplina. Altre regole. Organizza un contest tra le case. La coppa delle case lo organizziamo subito. Riduci il curriculum, cioè il corso. Il curriculum io lo chiamo così, ma in realtà dovrebbe essere il percorso di studi. Riduci di un anno, prendi uno sponsor. Guadagnerai soldi ogni anno. Preselezione. C'è la preselezione, oppure i più sani dalle famiglie più, diciamo, ricche, i più educati. No, ma perché? Application 15 gold. Qua fai. Ma no, noi siamo una scuola d'elite. Dormitorio a pagamento. E qua amministrati. In sintesi, qui pagano. Qui pagano, ma meno, ma viene gestito in automatico. I salari per i nostri membri dello staff. 6 gold, 10 gold, 3 gold, ok. Il refettorio sono organici, quindi coltivati da noi, oppure a pagamento o free. No, io li metto a pagamento e va bene, fine, ci sta. Qua vediamo un po'. Qua abbiamo tutto quello che abbiamo fatto finora. Non c'è altro da cliccare qua, credo, siano solo questi due. Volevo dare un'occhiata, giusto per capirci qualcosa, ai membri del mio staff, se ce ne sono, perché non saprei. Statistiche, vediamo un po'. Qua c'è la scuola, lo staff, qua sono tutte le spese. Vabbè, dai, intanto staff, ok, studenti. Finanze, studenti, con tutte le statistiche, mamma mia, è troppo, cioè è troppo, non si riesce a vedere tutto ora. Cliccando sullo studente vediamo il nome, e qua abbiamo il refettorio che non abbiamo al momento, ma dobbiamo darglielo subito, lo possiamo mettere al piano di sopra, con la possibilità di salire da qui, quindi qua si va a mangiare. E poi qualora dovessimo scoprire altre cose, potremmo andare a perfezionare le stanze mettendo gli oggetti. Quindi, light deck, pesco una carta spendendo praticamente tutti i punti di luce che avevo. Questo è il banner dell'inquisitore, dell'inquisizione. I personaggi in questa stanza miglioreranno la reputazione con l'inquisizione. Ah, ok. Il vaso dell'eternità. Nuovi studenti hanno una grande chance di essere elfi. La camera della verità. Figata. Una classe che permette agli studenti di migliorare la loro retribution skill. Questa stanza arriva insieme a un insegnante. Sì, mi piace. La camera. Quale scegliamo? Questo. Cioè, senza neanche guardare. È un amante del suo lavoro, è vorace, quindi mangia tutto. Scelgo te.
Ok. Questa è l'insegnante. Allora, c'è un Dragon Merchant. Tutte le scuole più fighe hanno dragoni. Non vuoi essere una scuola figa? O rimanere un'oca per sempre? Un papero per sempre? 125. Sì, dai, spendiamoli. Prendo un dragone. Quale prendo? Il drago verde, bianco. Prendo il drago bianco. Ogni studente attivo che attraversa. Ok, sì. Ah, qua abbiamo altri studenti da prendere. Light Sleeper. A lui. Mandali qua, gli altri, ne frega niente. Allora, praticamente. Ah, ogni tanto mi arrivano per forza gli studenti. Comunque. Select the teacher. Allora, questa è l'insegnante. E qua stanno andando a studiare light, luce. E gli studenti vanno a studiare luce. Dobbiamo amministrarlo perché mi sembra di capire che abbiamo le case, queste, che al momento non ha la possibilità di studiare nulla perché non c'è niente. C'è la Shadow Room e gliela butto qui con Piton. Sì, questo. Ok, adesso hanno anche loro la loro stanza, quindi loro possono studiare, quelli dell'altra casa. Allora, della casa generale possono studiare tutto, quelli della casa, diciamo, dei grifoni studiano le materie natura, luce, così, e gli altri e alchimia, e gli altri invece studiano arcane, quindi magia arcana e magia dell'ombra. E questa è una stanza dell'ombra, quindi tecnicamente. Dovrebbero poter andare, infatti ci no, questo è il dormitorio, la hall dove si rilassano, la sala delle case, insomma, e però possono andare a studiare. Incredibile, il mago che hai mandato negli archivi è tornato indietro, ha trovato un antico incantesimo, il libro di incantesimi, lo offriremo al re, no, allora lo offriremo al re e guadagniamo con la fazione del re 20 punti, no, qua peschiamo un. Allora, Eusebio allergico to pollen, ai pollini? Ma ti vedo in generale, anche tu. Ugly. E ugly. Ugly la mettiamo nei serpenti rossi. Down to earth, quindi qui dovrebbe essere molto umile. Impara più lentamente, sì, lo mettiamo nei grifoni. Cioè siamo noi dei cappelli parlanti, old fashion non ne vogliamo invece. Allora, lo spellbook. Allora, iniziamo a fare così, mettere il dragone. Lo possiamo mettere in una delle. Lo mettiamo qui, così vediamo come funziona. Ok, come supermobile. Lo spellbook invece lo possiamo mettere. Vediamo bene l'incantesimo come funziona. Gli studenti vicini hanno una piccola possibilità di guadagnare specializzazione in una scuola di magia a caso. La mettiamo qui. Ok, lo spellbook. L'Elementalist Dojo. Glielo mettiamo invece a loro. Qua è finito, abbiamo già finito il percorso, quindi dobbiamo andare in altezza. Il dojo glielo mettiamo qua perché è molto utile con l'insegnante, questo che mi piace. Questo dovrebbe essere un'altra sala di elementalismo. Ma l'elementalismo non so dove passi. Ah, qua possono anche combattere. Ok, il drago vola in giro. Quindi il bonus diventa mobile in base a dove si trova il drago. Infatti sta. Ok, stanno iniziando. Questo quanto è alto, cavoli? È l'insegnante. Eh sì, è l'insegnante. È veramente, veramente interessante perché qua stanno arrivando altri. Bisogna imparare bene a leggere tutti gli eventi che succedono. E spendere bene le cose, cioè diciamo che il gioco è così come impressione mia molto profondo, ma anche non diciamo schematizzato, cioè dovete gestirvelo voi perché alla fine la scuola va avanti per conto suo, quindi gli studenti vedete vanno, fanno di qui di là, quindi se noi avessimo preso creato appunto questa scuola, questo gruppo di
esperti, questi che studiano queste materie, ma non gli mettevamo le classi adatte, il gioco non è che ci dice nulla, semplicemente è un costo che poi ci resta sul gruppone a noi. In questo caso proviamo a pescare, vediamo se... No, ci costa sempre di più, quindi 150 non riusciamo a pescarla, però riusciamo a pescare una carta di queste che ci dà lo psicologo che cura... ci fa immuni alla perdita di sanità. Appartamenti privati, dove sì, e possono generare prestigio con un'armata, insomma, vabbè. Prendiamo questo e gli appartamenti privati li piazziamo qui. Quindi qui credo possano riposare gli insegnanti. Non ho ancora trovato, ma sicuramente c'è da qualche parte, qua le ricette per creare le varie pozioni e avere bonus alla scuola. No, non ho ancora trovato il modo di capire quali sono gli insegnanti, cioè più che altro dove sono gli insegnanti. Abbiamo le classi con i vari studenti, non ho trovato nulla. Ed teacher office, statistiche, qua gli studenti, non ho, queste sono le magie studiate. Hanno generato eroismo, sacro, retribution, ok. Gli obiettivi, ok. Non abbiamo equipaggiamento ancora. I soldi, dobbiamo vedere il bilancio, perché il bilancio non sta risalendo. Abbiamo speso tanto all'inizio. Direi che è uno dei più belli che io abbia provato, se non l'unico, di, diciamo, amministrare una scuola di magia. Io sono un grande fan di Harry Potter, quindi... Allora, un futuro brillante. È tempo di creare un specifico obiettivo di insegnamento. Dovremmo mettere un percorso di studi per creare un grande futuro di studenti. Che curriculum vuoi creare? Dragon Rider. Un cavalcatore di draghi. Un potion maestro di pozioni. No, questo è molto pericoloso. Faccio un Dragon Rider. Fatto questo sarà da capire poi. Intanto l'ultima cosa che guardiamo è, cliccando sul personaggio, vediamo se hanno già iniziato un pochino a studicchiare. Sì, infatti vedete che questo sta già studiando eroismo, magia sacra e retribution. Lawful good, contesto delle case, ha guadagnato contesto delle case, non so che cosa vuol dire, la coppa delle case, insomma, una roba del genere, la gara, insomma. Questo è quello che... Ah no, è aggressivo e lento. Praticamente gli sta... Qualcuno che parla tanto in stanza gli sta abbassando l'apprendimento. È stato benedetto dal drago, insomma, quindi non sta andando poi così male, dai. Dovremmo anche scoprire poi come funziona. Qua ci sono i filtri per poter vedere... Alchemy filter? Ah, ci fa vedere i punteggi vari, ok. Non so cosa sia, shadow filter. Vabbè. Beh ragazzi, insomma, questo non sembra essere assolutissimamente male come gioco. Questo era Spellcaster University, è già uscito da un po' in Early Access, ma dal 15 di giugno 2021 è uscito in 1.0, costa 20,99€. Fatemi sapere che cosa ne pensate come al solito qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!